quale male per quale politica significa che il male non è un oggetto esterno, ma che è l'esito di una interpretazione. Adesso vediamo che cosa vuol dire. Ovvero sia che l'autorità che definisce il male non può essere accettata come autorità esterna discendente, ma è immanente, è l'autorità di chi il male sa e fa agendo nel mondo. Detto in un altro modo, appunto, significa che il male è pensato e vissuto dentro la politica, grazie alla politica. È pensato, vissuto, praticato, normato, deciso dentro la politica, intesa come il fatto che l'uomo sta in società con relazioni di potere. L'idea che l'uomo sia solo con se stesso davanti al male è un'idea che noi conosciamo benissimo. Che questa interpretazione, diciamo, coscienzialistica del male è a sua volta figlia di un contesto. Noi possiamo parlare di male in quanto siamo insieme agli altri. Se è vero che il male è privazione, secondo l'ipotesi agostiniana, mancanza, ciò di cui siamo privati è indicato dalla politica. Intesa, ripeto, non tanto come Stato, come autorità istituita, ma come contesto, cultura, sviluppo storico che concepisce il male a proprio il termine. Noi non sappiamo riconoscere il male perché non ne abbiamo una definizione apodittica e autoevidente. Questa è la prima, risposta alla domanda del convegno, risposta molto parziale che adesso andiamo a sviluppare, completare. E in qualche modo anche rovesciare. Il primo passaggio è non sappiamo riconoscere il male perché non è esterno e quindi non è un concetto, no, non è possibile darne un concetto. Il secondo passaggio è se il male è relazionale, se il male ha a che fare con la socievolezza, se il male ha a che fare con la politica in senso lato, vediamo come si possono legare insieme il male e la politica. In generale, la politica in Occidente è pensata, dunque stiamo parlando di un approccio filosofico alla politica, è pensata come un rapporto dialettico in senso lato di necessità e libertà, ovvero come un rapporto fra il pericolo e la risposta al pericolo. L'obiettivo, questo è un obiettivo che è comune a tutte le posizioni politiche a menotte, ecco, diciamo così. L'obiettivo è la fioritura relazionale dell'individuo o della comunità. Allora, questo apre un ventaglio pressoché infinito di possibilità. Tutta una cosa è fioritura relazionale dell'individuo, una cosa è fioritura relazionale della comunità. Possono essere posizioni politiche contrapposte, nemiche, e tuttavia che la politica sia la risposta a un pericolo da parte di un soggetto, con l'obiettivo che quella risposta sia orientata alla fioritura relazionale o dell'individuo o della comunità, questo mi sembra che possa essere detto abbastanza serenamente. Se le cose stanno così, allora il male, del male, possiamo dare due grandiose definizioni differenziate. La prima, che è quella tipicamente moderna. Il male è la necessità che ci grava addosso pericolosamente come una minaccia. È una minaccia alla nostra determinazione, alla nostra identità, alla nostra capacità di darci limiti e confini. È il rischio della liquefazione del soggetto politico, sia un soggetto individuale sia un soggetto collettivo. È il rischio della disgregazione. E il bene, al contrario, è quindi la chiusura, la sicurezza, la determinazione. Questa è l'origine dello Stato. Lo Stato è la stabilità nei confronti
come risposta al mare procelloso della necessità. L'altra risposta è contraria. Poi alla fine del mio discorso vedremo che queste opposizioni sono in realtà molto relative. Ma insomma, prima facie vi è una risposta contraria che dice no, è il bene che consiste nell'indeterminato, è il bene la libera relazione, è il bene la esposizione al rischio, è il bene l'apertura. E il male invece è la chiusura, l'egoismo, la passività. Diciamo che nella prima ipotesi si tratta di far valere una libertà contro un male, ma quella libertà è una fuga. Si fugge dal male, si recinta uno spazio in cui non c'è il male. Nell'altra ipotesi, male è non affrontare apertamente la necessità, non affrontare apertamente la sfida, dove la sfida è quello che si può anche definire il rapporto con l'altro, che è sempre un rapporto sfidante. Altra. Come dire, scegli tu. Se stai dentro una certa tradizione di pensiero, male è il pericolo. Se stai dentro un'altra tradizione di pensiero, male è il nascondersi dal pericolo. No, io non voglio dire questo. Io voglio dire un'altra cosa che posso anticipare dicendo da entrambe le ipotesi deriva, e lo si può vedere, che male, in senso radicale, non sto dicendo male assoluto, che è un termine che non mi piace, male radicale, è la ripetizione automatica dello stesso gesto grazie al quale noi chiediamo la libertà. Allora, poniamo che ci sia un inizio in Platone. Come paradigma del pensiero dialettico. Qui abbiamo che esiste un modo di pensare alla politica come necessaria, in quanto la politica è consustanziale alla filosofia. Se c'è filosofia, c'è buona politica, se non c'è filosofia, c'è pessima politica. In che cosa differisce una buona politica da una pessima politica? La buona politica. Allora, la differenza non è nella presenza o nell'assenza della violenza. La violenza è presente anche nella buona politica. Basti pensare che nel libro settimo della Repubblica, dove c'è questo mito centralissimo, il mito della caverna, la semantica dell'uscita della caverna, cioè la semantica dell'apertura, la semantica dell'uscita dalla sicurezza per affrontare il rischio, che è il rischio della verità, è il rischio del sole che acceca. Bene, questa semantica è tutta, tutta su costrizione, trascinamento, sofferenza. La persona che esce in realtà è costretta a uscire, trascinata verso in salita con sofferenza verso l'uscita. Non è la violenza il discrimine. Il discrimine è che la buona politica è consustanziale alla filosofia, la cattiva politica ignora, colpisce, ferisce, uccide la filosofia. Perché? Perché la buona politica è una conoscenza, che non si può chiudere in se stessa. Cioè, i filosofi non possono stare chiusi nella torre d'avorio, a loro magari piacerebbe, ma non possono. Proprio sono costretti a uscire, a andare nella città. La filosofia ha bisogno di diventare pratica. Questa è la sua interna necessità. Obbedire a questa necessità è bene. Attenzione, ho detto la parola chiave, obbedire. Cioè, questo vuol dire che il filosofo si reca dentro la città, obbedendo a una necessità che lo costringe ad entrare nella città, al tempo stesso il filosofo
ahimè, pretende obbedienza, perché va dentro la città per togliere le catene a coloro che erano rimasti nella caverna. E all'inizio le risposte di questi sono risposte di rifiuto. Il filosofo pretende obbedienza. Il pensiero dialettico, cioè il pensiero che non arretra davanti al negativo, si apre al negativo, lo vede nel negativo, cioè nel conflitto sostanzialmente, la forza propulsiva del pensiero stesso, il farsi in realtà del pensiero, e tuttavia c'è un problema qui dentro, cioè che questa concezione del bene e del male è una concezione che, anche se è orientata alla liberazione di tutti, inizialmente quantomeno è autoritaria. Per il bene, è tuttavia autoritaria. Guardate, questo c'è in Platone, questo c'è in Hegel, che è molto più sottile ed è molto più attento a evitare apertamente il rischio del filosofo pedagogo, e tuttavia l'idea di Hegel è che male è pensare alla politica come un sistema di assicurazione, bene è pensare alla politica come il luogo in cui lo spirito oggettivo manifesta la propria dialettica inesausta, che vuol dire contraddizione, che vuol dire accettazione libera della guerra. Noi vediamo che c'è un Hegel che dice: è fatuo emettere un giudizio morale su quello che fa lo Stato. Lo Stato non fa né bene né male, lo Stato è il modo in cui gli uomini stanno nel mondo, ci possono stare apertamente, consapevolmente, ci possono stare nascondendosi e perderanno la libertà per paura di perdere la libertà. E certamente questo significa che lo Stato non è un sistema d'assicurazione, ma si apre al rischio, anche se i cittadini non ne hanno molta voglia. Ecco, l'elemento autoritario. C'è una gerarchia che non è una gerarchia filosofica, è una gerarchia politica, c'è il potere del principe, ci sono i grandi funzionari dello Stato, c'è il ceto del valore militare, e questi sono più consapevoli che non i bravi borghesi della società civile, i quali non devono permettersi di pensare allo Stato come un sistema di assicurazione. Allora, il rischio interno qui, il male, che emerge se queste strategie, questa strategia di pensare la politica e la sua necessità rispetto alla libertà, se questa strategia funziona, va tutto bene, se non funziona, se fallisce, qual è l'esito? Non è la libertà relazionale, non è la libertà consapevole. L'esito è l'autoritarismo, ovvero l'arroganza, cioè il fatto che le cose di questo mondo capitano, anche se noi preghiamo che vadano in un altro modo, esse vanno come vogliono, cioè sono non pregabili, sono inesorabili. E quindi davanti a, qui non c'è la possibilità di trasformare gli incatenati in uomini liberi, qui bisogna prendere il mondo com'è. Vuol dire che la politica non chiude davanti a nulla, non arretra davanti a nulla. Allora, noi vediamo, noi sappiamo che il lavoro della politica è fare argini, no? Lo dice Machiavelli nel 25esimo del Principe, che la fortuna è come un fiume, e allora per contrastarlo l'unica cosa che si può fare è non aspettare che esondi, ma prima costruire argini. Certamente, e questo è un gesto di chiusura, però, ecco, però nel XVIII aveva anche detto che il principe deve entrare nel male necessitato, che è una grande frase, che vuol dire che la politica non si fa chiudere fuori, ovvero che la politica invade ogni spazio. Non c'è uno spazio in cui la politica non entri. Se vuoi evitare il rischio di dover entrare nel male, vai in convento, come diceva Amleto. Cioè ti isoli,
Ma se vivi nella società, nella socialità, nella storia, nella civiltà, allora sappi che non ci sono spazi delimitati. E dunque non esiste lo spazio morale del bene e del male, diverso dallo spazio della politica, dell'utile o del dannoso. No, è la politica che comanda, la politica esonda, va da tutte le parti, non si ferma davanti a nulla. La politica accede all'aperto. E voi capite che qui il male è continuamente implicito nell'agire, cioè il male è il fatto che quell'azione di costruire argini, che è un'azione contraria alla natura della politica. La natura della politica è di esondare ovunque. Ma è anche costruire argini. Bene, proprio nel XXV è chiaro che il conflitto tra virtù e fortuna, chi è destinato a vincere? Proprio come destino, cioè come necessità, la fortuna. Si tratta soltanto di combatterla bene o male, cioè con successo o con insuccesso, con astuzia o con mancanza di astuzia. Ma il male è il fallimento, non è una qualità morale della politica. Il male è il fallimento della politica, che si assume il compito di essere l'ossatura di un mondo privo di ossatura. Si assume il compito di combattere nella storia per lasciare un segno, perché questo è la politica, lasciare segno. Cioè una politica monumentale, ed è destinata a perdere. Si tratta di vedere se si perde nel brevissimo periodo per totale incapacità o se si perde nel medio-lungo periodo per esaurimento dell'energia politica di una configurazione specifica. Dunque, qui abbiamo una necessità che è, ripeto, non la consustanzialità di politica e filosofia come nel modello dialettico, ma inesorabilità della politica come tentativo di dare una risposta alla inesorabilità della necessità esterna. La politica è inesorabile, non si ferma davanti a nulla, la necessità esterna è inesorabile. Non c'è modo di darle una forma. Il concetto di politica che è stato selezionato vittoriosamente nella storia moderna è quello di Hobbes e Locke, cioè un modo di pensare alla politica assolutamente formale, tutto orientato alla costruzione di forma politica chiusa, quindi, in questo contesto, necessità della politica vuol dire che la politica è uno strumento indispensabile per ottenere un risultato. Qual è questo risultato? Beh, ce lo diceva con grande chiarezza Leo Strauss nel suo libro su Thomas Hobbes. Questo risultato è fuggire il summum malum. Il protagonista della politica è il singolo soggetto, il cui primo obiettivo è fuggire il summum malum, che non è la morte, ma è la morte prematura con violenza, cioè sostanzialmente le guerre civili di religione. La necessità è lo stato di natura. La politica è necessaria nel senso che obbedisce, è lo strumento indispensabile che obbedisce a una diversa necessità. Se la necessità in primo luogo è lo stato di natura, nel senso più normale del termine, cioè il pericolo generalizzato incombente, abbiamo la necessità e abbiamo la necessità naturale e la necessità politica. Questo è il modello di politica che, grosso modo, è il nostro. La politica serve, è uno strumento per produrre sicurezza, cioè per produrre forma, che, detto in un altro modo, per produrre un ordinamento efficace. Il rischio interno
al modello di Machiavelli è il fallimento inesorabile, prima o poi. Il rischio interno al modello dialettico, che è l'arroganza del filosofo, l'arroganza dello Stato, l'arroganza del partito in Marx, no? Il rischio interno al modello di necessità politica moderna è ovviamente l'incrocio, cioè l'eccesso di chiusura che produce xenofobia. La forma vuole il conformismo. Poi, naturalmente, ci sono diversi gradi di conformismo. Vi è un conformismo minimo, che è conformarsi alle leggi, e c'è un conformismo massimo, che è conformarsi al pensiero dominante. E la xenofobia, anche lì, una cosa è una ragionevole difesa dei confini, una cosa è la chiusura dei confini, una cosa è un ragionevole sospetto verso chi vuole entrare in casa tua, altra cosa è prendere a fucilate chiunque si avvicini. Se la libertà è difendersi dalla natura necessaria e pericolosa, difendersi troppo è il male. Se il bene è la libertà come sicurezza, la troppa sicurezza è il male. Nel modello dialettico, se il bene è la apertura della mente propria e altrui, la coscienza di classe, la consapevolezza della storia come farsi dello spirito, il male è calcare troppo sull'elemento di gerarchia che necessariamente questo atteggiamento in una prima fase comporta. Dire uomo, animale, socievole, vuol dire che gli uomini sono legati fra loro da qualche cosa che non è sentimento, che non è solo sentimento, empatia, simpatia, ma è qualcosa che è anche ragione, cioè è conoscibile. La trama razionale dell'essere può essere una trama emotiva, può essere una trama giuridica, e allora è grozio. Può essere la trama dell'utile ed è l'economia politica. E qui c'è tutta l'idea del fatto che la politica divide e il commercio unisce. Idea potentissima, settecentesca, montesquieuiana. Questa idea ha in sé un rischio enorme. Se il bene è la relazione ed è naturale, il male è l'interruzione della relazione, la innaturale interruzione della relazione, beh, allora il rischio è, come dire, viva la relazione, che si mangia anche i soggetti della relazione. La relazione vince. La relazione è il summum bonum. Altro che fuggire la morte, il summum bonum. La relazione è il summum bonum. L'esito estremo di questo è evidentemente il neoliberismo, la globalizzazione economica, che scavalca, vuole scavalcare ogni confine, in quanto il confine è violenza, il confine è innaturale, e invece il libero commercio è naturale. Un ulteriore modo, ancora diverso, quinto modo, di pensare il rapporto fra politica e necessità è di pensare che la politica è il modo positivistico, della filosofia positivista. È il modo attraverso il quale si dice che la politica è oggettiva, ha leggi oggettive, che sono leggi. Mentre in Machiavelli la politica è inesorabile perché deve far fronte alla
inesorabilità della fortuna, qui abbiamo leggi inesorabili che sono però conoscibilissime. Non è un elemento di indeterminazione quello che a cui ci si riferisce. Qui si parla del positivismo, della scienza politica più, come dire, hard, quella di Mosca Pareto, quella che trova nella politica leggi tutt'altro che indeterminate, tutt'altro che inconoscibili, tuttavia leggi inesorabili. Dato A succede B. Il positivismo, da questo punto di vista, ci dice che il bene è conoscere e accettare le leggi oggettive della politica, il male è la soggettività intesa come arbitrio e anomalia, come pretesa di modificare quelle leggi, di costruire ordini politici contro quelle leggi. Tutta la polemica antisocialista di questi autori si fonda su questo assioma. I socialisti vogliono fare una cosa impossibile. E quindi è una pretesa soggettiva, non è oggettiva, sono portatori di una anomalia contro una norma. Norma che sta nella cosa stessa. Il fallimento di questa strategia capita quando la norma viene interpretata, come sempre, come superiore al soggetto, cioè quando l'oggettività della norma produce oggettivazione del soggetto, o meglio ancora, quando l'oggettività della norma produce reificazione del soggetto, quando il soggetto è visto come un accidente che perturba un ordine naturale. È inutile che vi dica quanto il positivismo come mentalità ha giocato nella costruzione delle macchine di sterminio totalitarie, che ragionavano così: esiste una norma, esiste una perturbazione della norma. Non ci interessa sapere se la perturbazione della norma è un essere umano o no, sta perturbando oggettivamente la norma, credendo di far valere la propria soggettività. Anche qui siamo all'interno di un rischio che consiste nell'eccedere nel gesto della libertà. Il gesto della libertà in questo contesto è chiaramente il gesto di chi conosce, il gesto di chi indaga. Ecco, l'eccesso di fiducia nella conoscenza diventa dogmatismo. L'eccesso di fiducia nell'oggettività diventa reificazione di ciò che viene conosciuto. Un ulteriore modo, sesto, di pensare la necessità della politica è quello interno al pensiero negativo, di cui io prenderei come esempio Carl Schmitt, di un cattolicesimo pessimista che ci dice che il male è insuperabile. Il male è la condizione umana, che fa sì che sia impossibile la relazione buona. Cioè tutta la tesi della naturalità della relazione buona, oppure tutta la tesi della raggiungibilità della relazione buona. La prima tesi è quella liberale, la seconda è quella dialettica, no? Raggiungibilità della relazione buona attraverso la prassi. Queste sono tesi che fanno peggio del male, in quanto ne negano il male, non vogliono vedere. Sono tesi ideologiche. Il romanticismo, che per Schmitt è la stessa cosa del liberalismo, è la matrice del liberalismo. Il liberalismo, il tecnicismo, sono ciò contro cui Schmitt combatte, perché non si può combattere contro la natura umana, contro il fatto che l'uomo vive nella mancanza, vive nel peccato, e poi, fuori di metafora,
Non si può combattere contro il fatto che la politica moderna non riesce ad avere stabilità in se stessa. Questo non si può combattere. È una sfida che va però conosciuta, perché se non la si conosce, si va di male in peggio, appunto. La fiducia nella espungibilità del politico dall'esperienza umana è una fiducia o ipocrita, cioè a servizio di un disegno di potere, o dissennata. La politica è necessaria in quanto il politico è ineluttabile. Qual è il rischio? Anche qui. Il rischio è la cinica apertura a ogni violenza. L'essere troppo intelligente, capire troppo, come diceva di se stesso, no? Capire troppo. Il gesto della libertà, cioè il gesto con il quale ti liberi dalle ideologie, è al tempo stesso il gesto del cinismo, o lo può diventare molto, molto facilmente. Tralascio un settimo modo di pensare alla necessità della politica, che è quello del tradizionalismo, che vede la politica come persistenza della gerarchia indisponibile alla scelta umana, perché qui manca l'idea della fioritura, del soggetto o della comunità, qui c'è solo la necessità. Parlo di Evola, di Genon. Da questa analisi, di queste diverse modalità con cui si parla di necessità della politica, emerge che il bene è il successo delle strategie e il male è il fallimento di queste strategie. Strategie di fioritura relazionale dell'individuo o della comunità perseguite in modo assolutamente diverso, a seconda dei contesti storico-sociali, culturali, religiosi, dunque diversi mali, non un male, diversi mali secondo diversi modi della necessità, e tuttavia convergenti i diversi mali nella iperpassività del soggetto o nella iperattività del soggetto. Iperpassività vuol dire conformismo, iperattività vuol dire superbia. Che cosa è il male, allora? Non un oggetto esterno, ma è stare dentro un contesto e o non conoscerlo o starci tanto male da far fallire le strategie di fioritura che in quel contesto sono implicite. Non conoscere il contesto o conoscerlo male. Non capire qual è la logica dentro cui ti trovi. Sono tutte logiche di fioritura, ma richiedono misura per non cadere nell'opposto, cioè nella sfioritura. Sono logiche di produzione di libertà, ma se la produzione di libertà avviene senza consapevolezza, grazie ad automatismi, la produzione di libertà diventa produzione di illibertà, un fallimento immanente al modo, al contesto. Non fatto che un contesto, una civiltà, una forma politica si allontana da un oggetto che noi abbiamo preventivamente definito buono e quindi quell'allontanarsi è il male. È il fallimento di un meccanismo non saputo e non controllato. Nella nostra fase di civiltà, il male non è la tecnica, che è una strategia di liberazione. Il male è la tecnicizzazione del mondo. Non è la scienza, ma è la reificazione che la scienza opera su di noi, quando la opera naturalmente. Non è l'individuo e la sua libertà, ma è la solitudine dell'individualismo. Il male è l'oppressione che la libera relazione genera, se la libera relazione è incontrollata.
male è una fissazione. Il male è una fissazione. Tutti questi modelli di pensiero politico sono modelli intrinsecamente dinamici, implicano che ci sia un movimento che affronta in un qualche modo la necessità, o chiudendosi ad essa o aprendosi a essa. Sono movimenti di liberazione. Quando questi movimenti divengono automatismi, ovvero quando vengono fissati, quando divengono fissazioni, quello è il male. Del resto, se noi facciamo una riflessione su Dante, Dante all'inferno mette delle persone che hanno una vitalità meravigliosa, non sono morti, sono vivi. Ma che cosa c'è che fa sì che noi sappiamo che quello è l'inferno? C'è il fatto che i personaggi dell'inferno sono dei fissati, sono bloccati nella loro attitudine che ebbero in vita e non sanno fare altro che ripeterla. Anche, come dire, i dannati più simpatici, dannati migliori, anche Francesca, anche Ulisse, ma anche il conte Ugolino, che non è fra i migliori, ma insomma è il più potente di tutti, ma anche Farinata, sono figure che rimarranno sempre nel cervello della nostra civiltà. E sono figure vive, quindi. Perché sono figure del male? Perché non sanno fare altro che ripetere ciò che hanno fatto in vita. Sono inchiodate a quello che hanno fatto in vita. E il bene che cos'è? Bene il movimento. Per Dante, bene il movimento. È lo scarto finale. È lo scarto finale. Anche in punto di morte. Hai passato una vita fissata nel male. Per un attimo, un minuto prima di morire, te ne rendi conto, esci da te, fai uno scarto, una mossa del cavallo e ti penti. Jacopo del Cassero, Manfredi, conducono una vita, no? Orribili furono i peccati miei. Però all'ultimo momento lo capisco. Noi non sappiamo vedere il male, questa è la risposta alla domanda del convegno. Non sappiamo vedere il male perché ci siamo dentro quando non esercitiamo il pensiero critico. Il bene è il pensiero critico. Niente di esterno. Non c'è l'angelo che lotta contro il diavolo. C'è il pensiero critico che ci toglie dal conformismo, dalla iperpassività e dal fanatismo. Lì, la superbia. Pensiero critico. Il male lo si può combattere solo se lo si vede. Il male sta dentro tutte le forme della politica. Il male sta dentro tutte le strategie. Come possibilità sta dentro tutte le strategie di lotta contro la necessità, di assunzione di una posizione nei confronti delle necessità, comunque la necessità venga declinata. Noi non vediamo il male perché ci siamo dentro come un pesce non vede l'acqua. E è necessario che la cattiva necessità del male, la ripetizione, il conformismo, il fanatismo, cioè la chiusura, venga combattuta con la buona necessità della critica, perché la critica non è l'utopia, non è il divagare con la mente verso il reame del sogno. La critica è realismo critico, è stare in questo mondo con la più alta capacità di conoscerne le cause. Quindi mi allontano dalla tesi di Goethe che il male
si rivolge sempre in bene. Questo lo poteva pensare un uomo a quell'altezza cronologica, no? Quando Mefistofele dice, risponde alla domanda di Faust, ebbene tu che cosa sei allora? E quello risponde, sono una parte di quella forza che vuole sempre il male e opera sempre il bene. Oppure ancora, quando Goethe dice che contro la potenza annichilatrice del nulla, contro, cioè Entgegenstelle, contrapposta al nichts, c'è l'etwas, c'è qualcosa. Non basta. Non basta avere la fiducia che il male opera sempre il bene, non è vero. E non basta avere fiducia che il qualcosa ci salva dal nulla, il qualcosa ci casca dentro, il nulla se non è un qualcosa mosso dalla critica e dal dubbio, i veri, modesti finché si vuole, ma operosi antidoti al male, come male storico, come male politico. Vi ringrazio per l'attenzione.